17 febbraio 1992. Mario Chiesa, esponente del Partito Socialista Milanese e presidente del Pio Albergo Trivulzio, viene colto in flagrante mentre accetta una tangente da un imprenditore e arrestato. Bettino Craxi lo definisce una scheggia isolata. Un mariuolo che getta un'ombra su tutta l'immagine di un partito. In realtà è l'inizio di Tangentopoli, l'inchiesta giudiziaria che metterà alla sbarra i principali capipartito dell'epoca, compreso lo stesso leader del Partito Socialista, e che segnerà la fine della Prima Repubblica.